Buonasera Blefar, effettivamente quello che dici tu è vero, un amaro, amaro di quelli proprio tossici, perché l'Acri non meritava questa sconfitta, non meritava per come ha giocato, per quello che ha fatto in campo. È venuto grazie a due grossi incidenti, cioè due tiri da 40 metri e il portiere Spinelli si è fatto battere, quindi diciamo che mentre l'Acri cercava il più possibile di portarsi in vantaggio, si è trovato con questi svantaggi che le hanno tagliato le gambe. Sì. L'Acri ha giocato molto bene, onestamente bisogna dire che c'era il pubblico che era entusiasta, un primo tempo veramente eccezionale, il gol veramente forse troppo facile e sbagliati, però diciamo che tutto sommato la partita la stava giocando l'Acri. Poi al 71esimo questo tiraccio, diciamo subito che l'Acri ha da recriminare parecchio, anche per quanto riguarda l'arbitro Gaudieri, sta giovin donzella venuta da Battipaglia, poteva starsene lì magari a fare mozzarelle e non a venire a fare l'arbitro in una partita un pochettino difficile come quella di Acri Scalea, no? Queste sono delle scelte che la Lega dovrebbe evitare, partite che dovrebbero essere monitorate veramente con una terna arbitrale di alto rango, calabrese, possibilmente calabrese, perché non abbiamo niente da invidiare, i nostri arbitri non hanno niente da invidiare a questi che vengono da fuori. Comunque è vero che ci sono questi scambi, no? Però è anche vero che in una partita come Acri Scalea, dove c'era la prima della classe, un Acri che veniva da risultati positivi e quindi si doveva vedere quello che è, si manda a sta gentil sesso, questa donna di gentil sesso che veramente non, a me personalmente non è piaciuto, se ne poteva fare a meno starsene, forse meglio se ne stava lì a Battipaglia. Parla nelle Dicevo occasioni la in cui, insomma, avevate l'opportunità anche di pareggiare sul 2-2, mi pare di sì, capire, ci no, sono state delle c'è situazioni. stato. Ci sono state delle interruzioni continue, no, da parte dell'arbitro, non ha dato recupero sia nel primo tempo che nel secondo tempo e cioè, ha permesso un po' troppo il gioco falloso da parte degli ospiti, invece per i locali ogni mossa era un cartellino. E, diciamo che tutto sommato ha giocato lei la partita, non è che l'hanno fatta le squadre. Lo Scalea mi aspettavo qualcosa di più, onestamente dirlo, mi aspettavo qualcosa di più. L'Acri non l'ha fatto per niente ragionare, l'ha surclassato continuatamente nella propria area, non è riuscito a concretizzare forse la gran mole di gioco che ha fatto. Ripeto, io ho avuto modo di avere molte persone, molti tifosi che sono venuti lì da me in tribuna a dirmi se abbiamo una squadra che ci fa divertire, che gioca veramente bene. Gli applausi sono andati a spada tratta sulla tribuna, ti dico la verità, veramente eccezionale. Poi è chiaro, se al 71esimo, mentre tu stai dando lo sforzo per poter vincere, no? Specialmente poi quando un arbitro che non ti dà un calcio di rigore nettissimo. E non lo dico perché è a favore dell'Acri, no, ma lo dico nettissimo, c'era un cross di Viteritti direttamente nell'aria, cross a Viteritti nell'aria, perché era sulla fascia destra e alla sinistra del portiere, era nell'aria quasi al limite dell'area piccola, fa un bellissimo cross, la tocca con le mani il difensore che era lì davanti, che era Marsicaro, e con le mani. E niente da fare, dice no, e che vuoi fare? È chiaro che ti innervosisci, esce la rimessa da parte del giocatore, si trova questo Petrillo, si è trovato lì a 40 metri dal centrocampo, fa partire un tiro e il portiere che era sulla lunetta della propria porta ha guardato il pallone che entrava. Che Vincenzo. vogliamo fare? Infatti io volevo parlare con Ferraro che è un buon intenditore, ha spiegato la sua squadra, insomma che è una squadra giovane, hanno perso purtroppo per questo incidente del portiere che succede insomma, nel calcio, certo era meglio se magari per Ferraro che succedesse dall'altra parte, però volevo chiedere a Ferraro, che è conoscitore di calcio, magari interesserebbe sapere da uno che ha visto la partita dall'altra parte che Scalea ha visto. Ecco, è una squadra che merita, almeno oggi, poi, vedendola solo oggi, Guarda, ma è una io squadra non so. forte, è una squadra che veramente può dire la sua in questo campionato. Ecco.
Io credo che no. Se, oddio, può succedere di tutto nel calcio, specialmente nel campionato di eccellenza nostra, che non sto vedendo le grosse squadre, o non sono uscite fuori, oppure non ci sono, no? Perché ci si aspettava quest'isola che facesse una passeggiata, però tutto sommato ancora non si è vista, no? E né tantomeno questo Scalea. Se è questo lo Scalea che vuole lottare per il vicecampionato, ahimè, se gioca con un Agri e trova sempre un portiere che fa fare dei gol così, è chiaro che può vincere il campionato, ma non credo che troverà sempre sulla strada un portiere che regali due gol, insomma, no? E non, guarda, onestamente, al di là di qualche sporadica, cioè lo Scalea, voglio dirlo, non ha fatto un'azione del gioco, non perché cioè non è riuscita, perché gli uomini di Pascucci sono riusciti a bloccare qualsiasi operazione, qualsiasi tentativo di azione da parte loro offensiva, venivano bloccati. Ripeto, sia il primo gol al primo minuto, quando Lacri era già proteso in attacco e ha sbagliato al primo minuto un gol, e nello stesso, cioè nella stessa fattispecie del secondo gol, in pratica la rimessa veloce, il Piccirillo prende il pallone a centrocampo, si porta a tre quarti di campo, fa partire il tiro perché ha visto il portiere fuori, piazzato fuori dal proprio pale, fa partire il tiro che va a finire in rete. Teniamo conto che l'Agri, oltre al rigore negato, c'è stata una traversa, due ottimi interventi da parte di Perigo, e insomma diciamo che ha macinato grande gioco, però non ha raccolto. E lo Scalea, se deve lottare per vincere il campionato, ahimè deve esprimere almeno al meglio un gioco che possa almeno partecipare, no, alla partita, perché non sarà certamente, e non troverà certamente sulla strada un Agri, cioè un portiere come quello dell'Agri di oggi. Perdonami Ferraro, però questo, sì, ecco, volevo capire questo, perché questo è un segnale, un elemento importante per vincere il campionato. Anche quando si gioca male si vince, è una cosa che serve. Io ho detto questo, io l'ho detto, cioè se è così che si vincono il campionato, può farcela, però io credo che no, servono anche queste vittorie, ecco, diciamo. Sì, certamente, però non me ne vogliono gli amici di Scalea, però non credo che sia una squadra che possa dettare legge sul campionato di eccellenza. Ferraro, mercoledì la Coppa, sì, Italia, gara di ritorno, poi domenica l'Isola Caporizzuto. Anche perché, parliamoci chiaro, l'Acri in queste quattro partite ha fatto quattro partite con le prime titolate, no? Isola, Cittanova, lo stesso Scalea, insomma, anche per criminale sulla sua sorte l'inizio di campionato un pochettino veramente burrascoso, no? Con le squadre che più titolate a vincere il campionato. È chiaro, il mercoledì l'Acri giocherà per la Coppa Italia, il 2-0 della partita d'andata potrebbe farla giocare tranquilla per quello che è il possibile passaggio del turno. E poi si pensa a quello che sarà domenica prossima, a quella di Isola, certamente con qualche elemento acciaccato e qualche elemento adesso oggi che si è fatto espellere, tipo il Perri, è chiaro che l'Acri sarà da rivedere almeno per quanto riguarda lo schema di gioco, anche perché, ripeto, quello che bisogna rivedere certamente in settimana è il portiere. Va bene. Quindi credo che c'è molto da lavorare Pascuzzi questi giorni.